Ciao, in questo video analizziamo la parte di basso di John Deacon suonata sulla canzone Under Pressure dei Queen. Andiamo a sentire la traccia separata del basso con il riff iniziale, quello che ha reso famoso questo brano e forse anche il basso in generale perché esce molto dal mix e quindi si sente molto bene. Allora, cosa possiamo sentire inizialmente? Innanzitutto che John Deacon utilizza un precision, sembra sentire dal suono, cosa che ha utilizzato in quasi tutte le sue registrazioni. Le corde sono lisce, si sente dal timbro. Nel libro delle trascrizioni o in alcune da alcune parti ho letto che si tratta di un basso fretless. Io non ne sarei tanto sicuro perché a me il timbro non sembra tanto quello di un fretless, soprattutto quando poi il basso scende sul registro grave, mi sembra un precision normale, non mi sembra di sentire il tipico miagolio che avrebbe il fretless. Comunque, a parte questo, utilizza un plettro, infatti sentiamo questo attacco molto definito, le note sono al tasto 12, sono il re e la. Direi di suonarlo più o meno all'altezza dei pickup o comunque più verso il ponte per ottenere questo attacco che ha lui. Allora, come note, quindi abbiamo il re, sono tre ottavi, poi ci sono due sedicesimi, quindi faccio giù e su. Ancora un ottavo e poi un ottavo sul La al tasto 12, corda di La, e poi un quarto di pausa alla fine. Questo riff iniziale lo ottiene anche nel primo cantato, all'inizio. Quattro volte per poi scendere. Qua ritorna su. Allora, cosa ha fatto? Lui è passato da questo registro acuto al registro basso, tenendo le note do diesis, scusami, re, do diesis, si e la a vuoto. Il la vuoto però lo utilizza in tutti gli accordi, perché utilizza re, la vuoto, la vuoto. La vuoto e qua rimane sul La vuoto. Ok? Quindi qua mette il La e poi utilizza di nuovo le note Si e Do diesis per tornare al Re e rifare il giro. Nel ritornello invece principalmente usa l'accordo di La. Basso e scusami, di sol, basso e acuto. Questo è il ritornello. Basso, acuto, tasto 12. E finisce con un fa diesis basso, lungo, tasto 2, corda di mi, sol. Prima di ritornare al riff originale, quello acuto. Parte poi una seconda strofa, comunque simile, molto simile alla prima, con la prima parte con il riff acuto, seconda parte con il riff basso. E va poi nel ritornello, anche qua utilizzando sempre il sol. Più o meno allo stesso modo di prima, forse un pochettino più intervallato, ogni tanto sento che lo suona con l'ottava, oppure intervallando sempre il sol basso, il sol alto,
poi ritorna Fa diesis Sol Sol La prima di entrare nel bridge. Dove inizialmente non suona. Poi qua mette un bel bicordo. Ok, te lo faccio sentire da solo. È un bicordo di Sol. Dove va a mettere Sol e il basso di Re. Tasti 17 della corda di Re e di La. Quindi l'accordo di Sol, perché si crea un rapporto di quinta, il Re e la quinta di Sol, che sta nella parte più acuta. Poi lo fa scendere. E qua va a fare una battuta di La. E poi andrà in Fa per lanciare il verso seguente. Fa tre battute di Fa, sempre sugli ottavi, più la quarta sempre di Fa, va in La a vuoto utilizzando le note dell'accordo di Fa maggiore. Fa, La a vuoto, Do, Fa acuto, poi va sempre in ottavi ad accompagnare sul La a vuoto, e nel verso entrerà poi con il La quello acuto. Qua sentiamo basso, basso, acuto. Qua in questo verso entra su un Re, quindi mette un riff nuovo. Re. In pratica fa Re, 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 Re. Poi deve andare giù al Sol. Utilizza questa figurazione. Re, Si, La, Sol, Sol, La, Sol. Questo lo fa tre volte. La quarta volta, anziché scendere al Sol, fa di nuovo la discesa Do diesis, Si e La. Questa è la terza. Questa è la quarta. Do diesis, quindi scende su Do diesis, Si, La. Poi continua con il verso. Qua c'è la parte, secondo me, un po' più interessante d'accompagnamento, diventa un po' più lirico. Quindi cosa va a fare? Re, Re, La, Re, La, poi scendendo diesis. Come nota di Do diesis, perché l'accordo qua è un La maggiore. Il La maggiore è formato dalle note La, Do diesis e Mi. Lui parte dal Do diesis, che è il suo quindi rivolto, è la sua terza maggiore, e fa Re, La, Do diesis acuto, La, Do diesis, prima di scendere sul Si. Sul Si utilizza Si, Do diesis, Re, Do diesis, Si, prima di scendere poi in La. Continua, sempre con questa discesa Re, Do diesis, Si e La, per lanciare il chorus. Interessante anche questo. Praticamente tre volte questo, dove mette il Sol e poi per andare in Re usa la strisciata, va sul Re e poi ritorna sotto, e il quarto invece lo tiene in ottavi. Questo è il terzo, Sol basso, Sol acuto, Sol basso, Sol acuto, Fa diesis lungo, quindi gioca tra il Sol basso e il Sol acuto, che puoi prendere qua oppure qua se viene intervallato abbastanza veloce, e poi va a finire suonando sei volte il riff finale, che è come l'introduzione.
Questa canzone è qua, eccola. Spero che ti sia stato utile in qualche modo questo video. Le parti di John Deacon sono sempre fantastiche da tirare giù e da suonare, sono veramente divertenti. Bene, ci vediamo al prossimo video e grazie per aver visto fino alla fine.